grazie a questa opportunità il comune di Legnago insieme a altri 13 comuni e tutta una serie di partner, consorzi su tutte le categorie può avere l'opportunità di divulgare sul territorio tutta una serie di competenze, di abilità, soprattutto nell'ambito, diciamo, informatico e tecnologico ad ampio spettro. Ci tenevamo a fare questo evento dedicato appunto alle scuole, in particolar modo alle 3 scuole partner che hanno partecipato al progetto e in particolare ringraziamo quindi l'Istituto Ricci, il Liceo Cotta e il Liceo Da Vinci di Cerea. E abbiamo qui appunto in rappresentanza alcuni studenti che oggi ci presenteranno alcuni lavori che hanno portato avanti grazie appunto alle attività, ai seminari e ai laboratori che hanno svolto durante questi mesi in collaborazione con i nostri partner tecnici ETT SPA e in particolare T2I Trasferimento Innovazione. Ringraziamo, in collegamento c'è il professor Davide Quaglia dell'Università di Verona, del Dipartimento di Informatica, che ci presenterà le opportunità accademiche all'interno dei corsi laurea triennali di informatica e di ingegneria dell'Università di Verona. Questo ci tenevamo per far capire anche agli studenti poi il percorso che può accogliere una volta che hanno finito l'istituto superiore o comunque il liceo di riferimento. Quindi do la parola al professor Quaglia, campo per gli studenti e successivamente daremo la parola a Fabio Becchelli di Veneto Lavoro che invece guarderà ancora più avanti, cioè all'opportunità nel campo del mondo del lavoro. E quindi io ringrazio tutti e do la parola al professor Quaglia e grazie. Ben arrivato, professore. Interrompetemi poi in caso ci fossero dei problemi tecnici. Ecco, la prima lezione da imparare nell'informatica è che, sebbene sia una scienza esatta, a volte fai capricci e bisogna abituarsi e saper reagire al volo. Ok, e allora quello che appunto ho pensato potesse essere, assieme alla dottoressa Lorenzetti che ha organizzato l'evento, potesse essere un buon contributo per studenti come voi che siete state arrivando verso la fine del percorso verso l'esame di maturità, verso la maturità, era quello di raccontarvi cosa vuol dire studiare all'università e in particolare che cosa vi offre l'università più vicina a voi, diciamo come territorio, cioè quella di Verona. Io sono professore associato al Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona, docente all'interno di questa università e quindi vi racconterò appunto le proposte per studenti che iniziano il percorso universitario. Per quanto riguarda le aree di informatica e ingegneria, chiaramente ci sono molte altre possibilità offerte dall'Università di Verona, ma visto il tema, viste le tematiche coinvolte in questo percorso e anche vista la conoscenza personale diretta che ho di questi corsi, ho ritenuto che era più importante raccontarvi appunto i corsi di area informatica. Allora, ho organizzato questa presentazione in due parti e nella prima parte ho preferito spendere anche una buona parte di tempo per raccontarvi cosa vuol dire studiare all'università, perché ci si rende conto che in realtà è un mondo molto diverso da quello delle scuole superiori e normalmente poi si impara facendo.
Però avere qualcuno che lo racconta prima del tempo è anche un buon modo per prepararsi, per capire quali sono le proprie aspettative e quindi per portarsi avanti. E quindi questo potrebbe essere l'occasione. Allora, cercherò di utilizzare qualche immagine per catturare l'attenzione. Cosa vuol dire studiare all'università? Allora, ho voluto rappresentare questo concetto con due immagini. Nell'immagine sono due vegetali tratti dal mondo vegetale nella parte di sinistra. In realtà l'idea me l'ha data mia moglie. A un certo punto ho chiesto a lei, ho detto, è un mondo completamente diverso. Noi ai nostri tempi l'abbiamo imparato andandoci dentro. Oggi ci sono questi strumenti, cioè raccontare le cose prima, quando si è ancora alle superiori. Quindi ho chiesto a lei, come raffigureresti questi due mondi, quello della preparazione da scuola superiore e quello della preparazione da università? E lei mi ha dato questa bellissima idea e quindi ve la propongo. Allora, sulla sinistra trovate un bellissimo fiore reciso che quindi vive dentro il suo vasetto pieno d'acqua, vive un po', ma è molto bello. E quello rappresenta un po' la preparazione che viene data, la preparazione anche a volte tecnica, che viene data fino alle scuole superiori. È una preparazione valida, eh? Il fiore è bello, ok? È una preparazione valida, però è una preparazione che, soprattutto nell'ambito informatico, tecnologico, tende a invecchiare, tende a appassire, ok? Voi lo sappiamo tutti, tutti i momenti esce un programma nuovo, esce un cellulare nuovo, con tecnologie nuove, bisogna restare al passo. Allora, o continuiamo a cambiare fiori dentro il vasetto di vetro pieno d'acqua, oppure passiamo a un'altra cosa. E sulla destra è rappresentato un albero con delle radici molto profonde. Ecco, studiare all'università permette di approfondire le proprie radici nella conoscenza. Quindi, soprattutto in ambito tecnico, cioè con questo infatti non voglio dire che la cultura umanistica, la letteratura che dà un istituto superiore, un liceo, non sia. Io ho fatto il liceo scientifico, quindi per primo sono contento del latino e della letteratura italiana. Ma parliamo di contenuti tecnologici. Allora, ho sentito che voi presenterete delle web app, che sono state, qualcuno presenterà delle web app che sono state fatte durante delle attività. Cioè, si possono fare delle cose molto belle dal punto di vista tecnologico, anche in una scuola superiore, ma non si riesce mai a capire fino in fondo quali sono le radici di tutte queste cose. E quindi, se cambia la tecnologia, oppure qualcuno mi chiede di cambiare la mia soluzione perché sono cambiati i problemi, sul lavoro succede così, faccio fatica ad adeguarmi perché non ho radici. Ecco, l'università ci dà proprio un sapere più radicato. L'università è una cosa antica, tutto, insomma, tra l'altro parte proprio da vicino a noi. Mi piaceva rappresentare qui a sinistra un bassorilievo di Bologna. Ecco, questa è una fotografia del Medioevo, all'epoca non c'erano le macchine fotografiche, ma questa, se vogliamo, è una fotografia di un'aula universitaria dell'Università di Bologna, che come forse sapete è la più antica del mondo. Ecco, 1100, 1200, cose del genere. Ecco, l'università, la parola università vuol dire che è proprio persone che si mettono insieme e decidono di studiare delle cose insieme. Questo era nel 1100. Ovvio che oggi non è più così, cioè io vado all'università, c'è un professore, c'è un rettore, pago delle tasse, cioè è tutto molto più strutturato. Però il concetto è quello di imparare insieme delle cose che dovrebbero essere universali. Ecco la parola università, universali. Cioè cose che durano anche l'anno prossimo, anche fra 10 anni, anche se cambia il linguaggio di programmazione, cambia la CPU, cambia il chip, non c'è più l'Intel, c'è un'altra cosa. Ma quei saperi durano sempre, sono universali.
una caratteristica di questi saperi in università è che sono organizzati in esami. E anche qui per rappresentare, di nuovo, oggi a pranzo, ci si consultava di nuovo in famiglia con mia moglie, sempre per dare un'immagine, no? Gli esami sono un po' come costruire una piramide, che ovviamente in cima ha il traguardo, con dei blocchi. Quindi ci saranno esami di base, senza i quali questo edificio crolla. E quindi saranno esami di matematica, di fisica, di biologia. Noi stiamo parlando di lauree informatiche, ingegneristiche, tecnologiche. Quindi saranno saperi di base, inizialmente percepiti un po' come noiosi, pesanti, ma sono le basi. Altrimenti, senza quelle basi, l'edificio crolla. E poi, man mano che saliamo, faremo cose un po' più vicine al lavoro che ci piacerebbe fare in futuro. Io ho messo in cima la web app, ho sentito che presenterete delle web app, no? Allora ho detto mettiamoci la web app in cima, quello è il mio traguardo. Ma quel traguardo si appoggia su dei saperi che sono fondanti, ok? Ecco, questo è studiare all'università, quindi studiare per blocchi, per esami. Ecco, allora questi blocchi. Allora, qua ho provato a rappresentare nell'arco di un anno scolastico, quindi da settembre a giugno, un confronto tra quello che è lo studio nelle scuole superiori e quello che è lo studio all'università. I colori rappresentano le materie, gli argomenti. Vedete che, cioè, vedete, lo sapete, sappiamo tutti, che nelle scuole superiori in realtà io tutte le settimane studio. Per tutto l'anno un gran numero di argomenti, dedicando poco tempo alla settimana a ciascun argomento, 2 ore, 4 ore, 6 ore, non di più, e me li porto fino alla fine dell'anno scolastico, fino a giugno. Durante tutti questi mesi io continuo a essere interrogato. Ho messo questi check, queste check in rosso, per dire che io continuo a essere interrogato come studente per capire se sto andando avanti, okay? Se sto acquisendo, se sto imparando, se sto capendo quello che sto studiando. Okay? E alla fine, a giugno, c'è lo scrutinio. Adesso mi era venuto poi un dubbio se si chiama ancora scrutinio, non so, però insomma, diciamo quella valutazione finale dove si fa la media un po' di tutti i voti per ogni materia ed esce fuori la scheda di valutazione, quella che una volta era la pagella. Ok, avete capito così che sono vecchio. Vediamo invece come avviene all'università, sempre sull'anno. Okay? Sull'anno in realtà vedete molto meno colori. Ma questi colori cambiano durante l'anno. Quindi voi partite con, io qua ho rappresentato 3 argomenti, in realtà poi saranno più o meno 5-6 argomenti, però poi non ci stavano nel lucido. Quindi si parte con un ristretto numero di argomenti, però vedete che questi argomenti sono più cicciotti, sono più pieni, si dedicano più ore alla settimana. Quindi non è che all'università si studia meno che alle superiori. Si studia di più e si studia, oppure diciamo si studia un tempo di ore uguale. La settimana è sempre fatta da 40-50 ore di lavoro, ok? I nostri genitori hanno sempre lavorato quelle ore lì, quindi è anche giusto che noi studiamo quelle ore lì. Quindi in realtà le ore sono sempre le stesse, ma ci sono meno materie perché si studia in maniera più approfondita ciascuna materia. E quando si arriva a metà dell'anno, qui ho qua ho detto più o meno gennaio-febbraio, per ciascuna di queste materie c'è un appello d'esame. Notate che non ci sono dei segni di spunta durante l'anno, perché a volte in realtà qualcosa c'è, ma non sono obbligatori. Quindi in realtà potrebbero non esserci e nessuno vi co ci controlla, nessuno vi controlla per sapere se state studiando bene. Lo dovete fare un po' da soli, perché l'unico controllo sarà poi alla fine con l'appello. Okay? E quindi questo è già un elemento un po' importante. Dopo questo periodo di appelli si ricomincia con altre materie. Vedete che i colori cambiano. Siamo sempre su un ristretto numero di materie che si portano da marzo fino a giugno e a giugno di nuovo nuovi appelli per quelle materie.
e notate l'assenza di segni di spunta, quindi non c'è un controllo durante il periodo di ascolto, partecipazione, studio. Ok? Ecco. Allora, cominciamo a capire qualcosa meglio. Allora, io vi racconterò cosa vi offre l'università subito dopo la maturità. E subito dopo la maturità, quello che vi offre si chiama laurea triennale o di primo livello. È una laurea che dovrebbe durare 3 anni. Ho messo tra parentesi, almeno vedi dopo, perché 3 anni è il minimo numero di anni, ma bisogna darsi da fare, altrimenti diventa più lunga. E permette di conseguire il titolo di laurea di primo livello. Quindi in realtà è già una laurea, ma si chiama laurea di primo livello. Cosa succede dopo la laurea di primo livello? Ma fondamentalmente due possibilità. Andare direttamente a lavorare come persona laureata, quindi dottore, si dice dottore in informatica, dottore in eccetera, eccetera. Andare a lavorare come persona assunta all'interno di un'azienda, di una pubblica amministrazione, oppure come libero professionista con partita IVA. Oppure, invece di andare a lavorare, si può decidere di continuare a studiare e quindi di intraprendere un nuovo ciclo di laurea, una nuova laurea che a questo punto si chiama laurea magistrale o di secondo livello e che dura, diciamo al minimo 2 anni, almeno sempre. Dopodiché si consegue il titolo di dottore di secondo livello, laurea di secondo livello. Capite che c'è un 3 più 2? Bene, il 3 più 2 è quello che oggi è quello che una volta era il 5. Se magari qualcuno in casa ha delle persone laureate da un po' di anni, io mi sono laureato in 5 anni, la laurea una volta era 5 anni. Poi in tutta Europa e in realtà in tutto il mondo è stata poi uniformata una prassi dove questa laurea di 5 anni viene divisa in due lauree, una laurea di 3 anni più una laurea di 2 anni. Questo per differenziare i percorsi e per dare anche più possibilità alle persone, perché magari uno non ce la fa a imparare cose per 5 anni, ma magari per 3 anni sì. Quindi è giusto anche creare questa suddivisione. E adesso vado un po' più veloce. Cosa si fa dopo la maturità, oltre a riposarsi e andare in vacanza? Si comincia a pensare ad immatricolarsi. Quindi per entrare in università bisogna, per esempio, nel nostro sistema dell'Università di Verona, bisogna registrarsi al sistema informatico utilizzando lo SPID. Compilare la domanda di immatricolazione online, pagare la prima rata di tasse e contributi, ci sono due rate all'anno, una a inizio anno, anno scolastico, e una a metà anno. E oggi si fa tutto con PagoPA, quindi online, un po' come le tasse scolastiche delle scuole superiori. E poi attendere la mail per l'avvenuta immatricolazione. Quindi questo è il primissimo, sono i primissimi passi. Quando? Allora, bisogna sempre informarsi. La parola d'ordine, finita la maturità, è che non succederà più che tutti ci diranno cosa dobbiamo fare. Dobbiamo informarci noi, dobbiamo cercare, altrimenti che maturità abbiamo ottenuto se non andiamo noi a cercare? Quindi dobbiamo informarci, l'Università di Verona ha una pagina web, iscrizioni. E poi ogni corso di laurea, quindi magari ad esempio quelli che vi presenterò io, in ogni corso di laurea c'è una pagina dedicata a come iscriversi. Se guardiamo per esempio quest'anno, per i nostri corsi che vi vado a presentare, il periodo per immatricolarsi andava dal 14 luglio al 15 di ottobre. Quindi la scadenza era il 15 ottobre. È possibile iscriversi part-time. Prima vi ho citato le tasse. Allora, può succedere che una persona stia già lavorando, soprattutto quando è nell'ambito informatico, vedrete che c'è un sacco di offerte di lavoro e quindi magari sta già lavorando. È possibile, allora, quando si lavora è difficile tenere il passo e laurearsi in 3 anni. E questo è anche già un messaggio per dire valutate. Nel senso, se vi hanno assunto alla Microsoft, tenetevi il lavoro e iscrivetevi part-time. Se
se state facendo i camerieri, pensateci due volte, forse è meglio smettere di fare il cameriere, a meno che uno non abbia anche un'esigenza familiare per cui deve per forza pagarsi gli studi, e concentratevi sullo studio universitario. Però se proprio è necessario lavorare mentre si studia, una possibilità è quella dell'iscrizione part-time, che consente di risparmiare il 50% di tasse, e va da sé che però già sulla carta ci metterete 6 anni invece di 3 anni, ma molto probabilmente questa sarà comunque la storia che succederà. Quindi tanto vale risparmiare i soldi inutilmente spesi, ok? Perché se non vi iscrivete part-time e vi iscrivete normali, ci mettete lo stesso 6 anni, ma pagate le tasse piene. Esiste la possibilità, oggi l'università è molto attenta a problemi di disabilità, di disturbi dell'apprendimento, quindi in caso di queste cose non abbiate alcun problema, informatevi, leggete, esistono soluzioni, esistono ausili, esistono facilitazioni che permettono anche a chi ha alcuni problemi di poter seguire con successo e laurearsi. Io, tra l'altro, sono referente proprio del Dipartimento di Informatica per la disabilità e vi assicuro che veramente si può fare molto. Ci sono anche agevolazioni economiche legate al reddito e legate però anche al merito, nel senso che non basta avere necessità economiche per motivi di reddito familiare, ma serve anche, tra virgolette, meritarselo questo aiuto. E cosa e che agevolazioni ci sono? Ci sono delle borse di studio che possono essere o in denaro, per esempio per pagarsi i viaggi, i libri e quant'altro, oppure servizi. Utilizzo della mensa universitaria, possibilità di vivere nella residenza universitaria. È possibile la riduzione delle tasse, è possibile anche avere incentivi per condizioni particolari di merito, quindi proprio non tanto riduzioni, ma addirittura qualcosa che addirittura arriva in tasca. Ok, allora attenzione che per tutte le lauree che poi vi racconterò, che sono le lauree di tipo scientifico, non esiste il numero chiuso. Noi non abbiamo a Verona il numero chiuso. Quindi vuol dire che non c'è un test d'ammissione per cui se non si passa il test non ci si può immatricolare. No, questo per le lauree che vi racconterò, che di seguito non c'è il numero chiuso. Però c'è comunque un test di ingresso che serve per sapere se avete le competenze di matematica di base, quelle che si acquisiscono in una scuola superiore. Quindi niente di fantascientifico. Se non si passa questo test, si può lo stesso essere iscritti al primo anno di università. Quindi vedete che non è un numero chiuso. Non è un test di ammissione, ma si ha un debito formativo, forse voi li chiamate debiti formativi, noi li chiamiamo OFA, e si ha tempo tutto il primo anno per sanare questo debito formativo. Se non si sana durante il primo anno, non ci si può iscrivere al secondo anno, bisogna continuare a rimanere nel primo anno. Ecco, e quindi attenzione a questo aspetto, però anche qui ci sono degli aiuti, cioè durante il primo anno vengono organizzati dei corsi di azzeramento per recuperare queste competenze matematiche di base e durante l'anno vengono fatti diverse volte i test, per cui se uno magari lo passa in primavera, perfetto, benissimo, si può poi iscrivere al secondo anno, ok? Ora, all'inizio vi ho accennato al concetto di esame. Che cos'è un esame? Allora, un esame abbiamo detto che è una materia di studio che dura per un periodo dell'anno consistente. Allora, un esame bisogna frequentare, bisogna partecipare, seguire le lezioni, studiare per conto proprio, non basta solo seguire le lezioni, ma bisogna studiare per conto proprio. A questo punto, ve l'avevo mostrato in quel disegno, avete
alla fine del periodo in cui c'è la spiegazione di quell'esame, c'è un appello d'esame, si dice, e l'appello d'esame, cioè l'esame, la prova d'esame, genera due cose. Genera un voto espresso in trentesimi. Tradizionalmente i voti d'esame, da che mondo è mondo, in università sono in trentesimi, quindi se sono molto bravo prendo 30 trentesimi, se sono sufficiente prendo 18 trentesimi, che è il minimo di sufficienza, al di sotto della quale l'esame non è passato. Ma non solo viene generato un voto in trentesimi, ma vengono acquisiti i crediti formativi. Cosa servono? I crediti formativi servono per dire quanta fatica ho fatto finora per passare gli esami e rappresentano simbolicamente 25 ore di impegno ogni credito. Quindi l'esame da 6 crediti vuol dire che richiede 25 per 6 ore di studio, in parte in aula a seguire le lezioni e in parte come studio autonomo. Ok? Perché c'è anche questo calcolo, questo accumulo di crediti come in banca? Perché in realtà, vi ho detto all'inizio che la laurea dura 3 anni, ma cosa succede? Succede che io ogni anno incontro nuovi esami da studiare, ma anche nuovi appelli per dare per passare quegli esami. Durante l'anno ci sono diversi appelli per avere più possibilità per passare ciascun esame. Ogni volta che passo un esame, mi incamero i relativi crediti. Ecco che allora si capisce a cosa servono i crediti. Per iscriversi al secondo anno, quindi dopo il primo anno scolastico all'università, che non si chiama anno scolastico ma si chiama anno accademico, per iscriversi al secondo anno occorre avere, l'abbiamo già detto prima, maturato gli obblighi formativi, i debiti di matematica. E aver acquisito 24 crediti. A questo punto ci si iscrive al secondo anno, si seguono degli esami, quelli del secondo, i nuovi, si danno nuovi appelli, si passano gli esami, si acquisiscono nuovi crediti, si mettono nuovi crediti in banca. Per iscriversi al terzo anno occorre aver maturato altri 50 crediti. Non, mi sono dimenticato di scriverlo in questo lucido. Tenete conto che invece, se andiamo a fare la somma di tutti i crediti su tutti gli anni, allora ogni anno sono 60 crediti. Cioè, se io voglio dare tutti gli esami del primo anno, devo dare 60 crediti. Se voglio dare tutti quelli del secondo, sono altri 60 crediti. Quelli del terzo sono altri 60 crediti. In totale 180 crediti. È bello sapere che in qualsiasi università d'Europa esiste la stessa metrica. Voi andate a guardare un corso di laurea in Inghilterra, che non è neanche più Europa, momenti, in Irlanda, in Germania, beh, troverete che la laurea di primo livello è esattamente 180 crediti, come in Italia. Questo è uno standard ormai sul numero di crediti a livello europeo, sul fatto di avere 3 anni più 2 a livello mondiale. Cosa succede se però io non passo gli esami? Gli esami si accumulano e io non mi posso iscrivere al secondo anno e poi al terzo. E allora cosa faccio? Me ne torno a casa? No, posso continuare a iscrivermi, ma mi iscriverò con la qualifica di ripetente, cioè devo ripetere il primo anno, fin tanto che non ho maturato i 24 crediti minimi per passare al secondo, oppure fuori corso. Adesso poi le due terminologie sono leggermente diverse per quanto riguarda anche l'entità poi delle tasse, eccetera, eccetera. Quindi vedete che poi i tempi si allungano. Quindi non sono più 3 anni, ma diventano di più 4 anni, 5 anni, eccetera. Ma speriamo di no. Cioè, il messaggio è non perdiamo il passo, stiamo al passo con gli esami. Al terzo anno si deve poi svolgere un progetto personale che si chiama tesi, che deve essere svolto con l'aiuto di un relatore, di un docente come me, e va discusso, cioè va raccontato, e la discussione della tesi è l'atto finale che permette poi di ottenere il titolo di laurea. Okay? Ecco, se andiamo a rappresentare qua un calendario didattico,
con i colori, vediamo che io qua ho rappresentato sempre da settembre a luglio. Allora, due aree verdi che sono i cosiddetti semestri in cui ci sono le lezioni. Allora, vedete che c'è un primo semestre che va da ottobre a fine gennaio, dove ci sono un certo numero di materie. Poi c'è a febbraio un periodo, questo qua arancione, dove ci sono gli appelli di quelle materie, ma anche delle altre materie che io ho già frequentato degli anni precedenti. Poi da marzo ricomincio un nuovo periodo di lezioni fino a metà giugno con altre nuove materie. E poi a giugno di nuovo esami che possono essere non solo a luglio, ma anche a settembre. Quindi in realtà ho più opportunità d'estate perché ho più mesi. Vedete anche dei rettangoli viola che rappresentano le sessioni in cui posso discutere la tesi, se sono al terzo anno, e laurearmi, quindi a ottobre, oppure a dicembre, oppure a marzo. Ecco, quindi attenzione, osservazione generale, avete capito che l'università è un percorso che richiede maturità, perché non è un percorso dove siamo accompagnati per mano, ma dobbiamo veramente essere un po' più autonomi. Quindi bisogna avere voglia di imparare, bisogna sapere che cosa vuol dire, cosa mi piace veramente fare, perché ad esempio informatica non vuol dire mi piace giocare col computer, mi piace usare WhatsApp o Telegram e allora vado a fare la laurea in informatica. No, questo no, non vuol dire questo, ok? Quindi bisogna stare molto attenti alle proprie aspirazioni, perché altrimenti si rischia di andare a seguire delle cose che non interessano. La frequenza ai corsi, ve lo anticipo già, non è obbligatoria, non è come alle superiori che se io non vado a non vado, non mi presento in aula, l'indomani devo portare la giustificazione. Qui no, a medicina ad esempio sì, ma nelle altre corsi di laurea no. Quindi noi non ce l'abbiamo, per esempio, questo obbligo di frequenza, ma vi assicuro che il non frequentare rende molto, molto difficile passare l'esame, perché si perde il contatto con quella materia. Ok? Quindi non ci sarà più nessuno che all'indomani ci chiede la giustificazione, non dobbiamo rendere conto ai genitori se stamattina abbiamo dormito e non siamo andati a lezione. Ma alla lunga poi l'esame non si passa e gli esami si accumulano. Ecco, queste sono un po' le considerazioni generali. Poi qua avevo anche riportato un po' di domande, quindi la frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. Si può cambiare corso di laurea in corso d'opera? Sì, è possibile e possono anche essere riconosciuti gli esami. Ovviamente se quegli esami valevano anche per l'altro corso di laurea. Per esempio, se io passo da informatica a ingegneria, il primo anno si fa della gran matematica, quella lì può essere riconosciuta. Ok? Poi che cosa si può dire qua? 180 crediti totali ve li ho detti. Ma gli esami, le materie sono tutte rigide o posso sceglierle? Allora, all'inizio del percorso sono molto rigide perché sono le basi. Poi in realtà andando verso il secondo e terzo anno è possibile scegliere le materie, alcune materie all'interno di alcune rose di scelta che permettono un po' di scegliere quelle che piacciono di più. C'è chi magari è più appassionato all'intelligenza artificiale, un altro è più appassionato alla grafica, non perché usa tanto i videogiochi, ma perché gli piace. E allora magari uno può scegliere delle materie, ma alcune materie solo. Poi posso sostenere gli esami quando lo desidero? No, solo durante i periodi in cui ci sono gli appelli. E questa di nuovo è una cosa importante. Quante possibilità ho durante l'anno? Quattro. Per ogni materia ho quattro possibilità. Poi ce l'ho anche l'anno dopo, ovviamente. Però capite che poi gli esami cominciano ad accumularsi. Posso fare il trasferimento da una università all'altra? Sì, è possibile. Anche qui è possibile recuperare crediti già fatti, sì, se le materie sono compatibili. È possibile comunicare col docente, coi docenti, certo, oggi molto più di una volta,
Ok, quindi è possibile scrivere email. Il mondo dell'informatica è un mondo anche molto, lasciatemi dire, alla mano, ok? Per cui ci si riesce veramente a parlare tra docenti e studenti in maniera molto facile. Non c'è il docente inarrivabile che proprio, ecco, no, assolutamente. Cioè ci vuole, bisogna studiare, bisogna essere persone, come dire, oneste, okay? Che si prendono un impegno e vanno avanti. Però, detto questo, non è che si tiene le distanze. È possibile scrivere email, rispondere alle email. Veramente oggi c'è grande comunicazione, si può, e dialogo. E soprattutto oggi è tutto molto più facile anche per la gestione dell'università. Mi iscrivo agli esami, agli appelli attraverso il web, vedo i risultati attraverso il web, gestisco la burocrazia, le tasse attraverso il web, PagoPA, lo SPID, tutte queste cose qua. Trovo tutte le informazioni che mi servono, sì, attraverso il web. Ecco, quindi grande facilità rispetto, per esempio, ai miei tempi. E qui andiamo proprio all'offerta in area informatica e ingegneria per voi, diciamo, per offerta dell'Università di Verona. Ok, qua alcune foto reali, non pubblicitarie, del campus scientifico dell'Università di Verona, che si trova a Verona Sud. Quindi veramente anche molto comodo per chi arriva dall'area Legnago e dintorni, è praticamente alla fine della Transpolesana. È una struttura completamente dedicata a questi corsi di laurea, con le aule, i laboratori, gli spazi per studiare. Quindi qua vedete alcune foto delle aule e della parte esterna. Vedete anche la cartina che vi fa vedere che appunto tutto ciò è ubicato nella parte sud di Verona, fuori Verona, vicino al Policlinico, quindi molto facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, con l'automobile, insomma, veramente facile. E cosa vi offriamo? Vi offriamo corsi di studio in informatica, in bioinformatica, in matematica applicata e nuovissimo, uscito quest'anno, ingegneria dei sistemi medicali per la persona. Informatica. Informatica a cosa serve? Laurea in informatica. Allora, serve a leggete in basso, nel lucido, la descrizione del corso. Poi sui numeri torniamo dopo. Serve a progettare, a imparare a progettare, a realizzare, sviluppare, gestire, manutenere sistemi informatici, hardware e software, quindi computer e programmi. Dove si va? Si può andare a lavorare dopo? Beh, come liberi professionisti, ma anche all'interno di imprese produttrici di hardware e di software, quindi calcolatori e programmi. Oppure andare a lavorare in pubblica amministrazione, imprese e laboratori che utilizzano computer e programmi. Qua alcuni numeri del corso di laurea. 49 a 1 il rapporto studenti-docenti. È un bel rapporto. Io mi ricordo al primo anno in ingegneria eravamo in 250 e veramente era allucinante. 49 a 1 vuol dire che ogni 49 studenti c'è un docente. E beh, direi che siamo ben messi. 88% il grado di soddisfazione del percorso di formazione, statistiche del 2020. E 93% del tasso di occupazione, statistiche 2018. Ritengo che questo valore è falso, è clamorosamente falso, ma in che senso? Tasso di occupazione del 93%, perché in realtà molti, po cioè poi c'è una parte di questi studenti laureati che poi proseguono nella magistrale e la statistica li fa risultare non occupati. Io vi assicuro che non riusciamo, cioè le aziende continuano a chiederci, avete gente che si laurea, avete gente, non riusciamo a soddisfare le aziende. Quindi secondo me il vero tasso è il 100%, ma è un 93% perché in realtà alcuni proseguono. Bioinformatica. Bioinformatica è un corso di laurea abbastanza unico in Italia, che da noi esiste da veramente, ma ormai sarà più di 10 anni, 13 anni, 14, perché è nato nel 2007. Bioinformatica è l'unione, è la fusione di informatica e biotecnologie. E praticamente mette insieme tutto ciò che è informatica,
agli aspetti di base di chimica, biochimica e biologia e biologia del DNA. Si rivolge a tutta una nuova branca di applicazioni e di professioni dove l'informatica e la biologia sono legate. Quindi tutti aspetti anche oggi si usa tanto basati sulla conoscenza della genomica, cioè del DNA. Anche perché se ci pensate, il DNA è il software degli esseri viventi. Quindi in realtà il DNA è una specie di programma che gli esseri viventi hanno, un po' come il software dei calcolatori. Quindi in realtà sulla base di questa somiglianza si può fare molto. Il corso di bioinformatica è un corso dove ogni 28 studenti c'è un docente, quindi il rapporto studenti-docenti è ancora più stretto. Il grado di soddisfazione è ancora più alto e anche qua il tasso di occupazione, 94%, vuol dire praticamente tutti. Ok? Matematica applicata. Matematica applicata è un corso di matematica, però che è stato costruito in maniera molto originale, direi che è praticamente l'unico nel nord-est d'Italia, dove alla solita e solida preparazione di matematica, di tutti quelli che negli anni hanno sempre fatto, si sono laureati in matematica, aggiunge la possibilità poi di una specializzazione in ambito economico-finanziario, quindi sapete che la matematica si usa per l'economia, e una specializzazione per la costruzione di modelli matematici. La matematica, vi assicuro, che è veramente cambiata, cioè l'interesse per la matematica e per i matematici, per i laureati in matematica, è veramente cambiato negli ultimi 5-6 anni. Vi assicuro che una volta chi faceva matematica, nel 90% dei casi era per andare a insegnare nelle scuole. La matematica era per andare a insegnare nelle scuole. Pochissimi facevano i matematici di professione. Oggi, con l'intelligenza artificiale, le cui fondamenta sono solo matematiche, soprattutto matematiche, io vi assicuro che la richiesta di matematici è altissima. E infatti vedete tasso di occupazione 100%. Questi qua sono degli screenshot che ho preso dal sito web, quindi non li ho scritti qua per far pubblicità. Li trovate sul sito web e tra l'altro sono statistiche dovute per legge, quindi direi che sono veritiere. Ultimo arrivato, non ci sono statistiche perché stiamo veramente facendo il primo anno di corso, è ingegneria dei sistemi medicali per la persona, che se vogliamo è una specie di bioingegneria, però molto diversa dalle bioingegnerie di Milano, di Padova, che sono molto focalizzate sulla robotica, sulle protesi, sulla meccanica, quindi protesi, un arto artificiale, una gamba artificiale. In realtà qui abbiamo voluto costruire un corso di laurea molto basato sull'informatica applicata alla medicina. Quindi è bella questa immagine che ho trovato, è vera, nel senso che è medicina, ma vista dall'informatica. E, tra l'altro è un corso interessante perché è un corso interateneo, è basato a Verona, ma con contributi di Modena, dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dell'Università di Trento. Si occupa di sviluppare e gestire apparati e servizi innovativi informatici a supporto di tutto ciò che è la sanità, quindi personale sociosanitario, ma anche pazienti per la prevenzione e cura delle malattie. Quindi, per esempio, un'applicazione domotica per le persone anziane, un'applicazione domotica per aiutare chi ha il diabete. Ecco, questi sono esempi di cose che si studiano in questo corso di laurea. È un corso di laurea dove si è cercato di, proprio anche, diciamocelo, per differenziarci da Milano, da Padova, da Bologna. Abbiamo messo non solo gli aspetti tecnologici, ma anche gli aspetti che girano intorno comunque al problema della malattia, della medicina, che sono gli aspetti sociali, morali, etici, legali e psicologici. Ecco, quindi abbiamo cercato di fare un corso veramente originale. Ecco, io direi che con questo ho completato, spero di non aver sforato troppo e magari così c'è anche, se non l'ho fatto, c'è tempo per qualche domanda. Grazie.
Grazie professor Quaglia, e se qualcuno ha qualche domanda può alzare la mano virtualmente o in presenza. Nel frattempo vi presento l'intervento di Fabio Becchelli di Veneto Lavoro, competenze tecnologiche informatiche e mondo del lavoro. Grazie ancora professor Quaglia. E allora, se non ci sono ulteriori domande, lascio la parola al dottor Becchelli. Grazie. Grazie a voi. Bene, buongiorno a tutti voi che siete qui in questo pomeriggio, chi lo ha in presenza e chi online. Vi ringrazio di aver fatto lo sforzo di essere qui oggi e ringrazio anche chi ha avuto l'ottima idea di organizzare questo incontro. Io spero che collegate con noi ci siano anche delle famiglie, dei genitori e degli insegnanti, perché ho la speranza che le cose che adesso vi racconto possano tornare utili non solo a voi, ma anche a qualche genitore preso magari da qualche affanno rispetto a cosa farà il proprio ragazzo o la propria ragazza dopo la scuola. Il professor Quaglia vi ha spiegato cosa succederà tra poco, quando finirete il vostro percorso scolastico, per chi vorrà continuare con una delle facoltà, scientifiche che vi ha illustrato. Ora io vorrei provare con voi a fare un salto ancora più in avanti, ad aprire una finestra sul vostro futuro e provare a proiettarvi avanti di qualche anno ancora. Io direi almeno 4-5, grosso modo, immaginando che tutti voi abbiate voglia di cimentarvi in un percorso universitario. Anche prima, se invece non sarà questa la strada che prenderete. Ora, provo prima di entrare in questo contenuto a spiegarvi cos'è Veneto Lavoro e cosa fa. Veneto Lavoro, per voi che siete qui in presenza, è facilissimo da verificare, ha una sede proprio in questo edificio ed è anche questo probabilmente uno dei motivi per i quali ci hanno invitato, eravamo vicini di casa. Ma non è solo questo. Veneto Lavoro è un ente regionale, quindi diciamo, è un pezzo della regione, che ha ereditato la gestione dei centri per l'impiego. Ma in realtà preesiste alla gestione dei centri per l'impiego, esisteva già prima e gestiva le banche dati, quindi una cosa che a voi qualcosa dovrebbe dire, del lavoro. Poi probabilmente non sapete, ma ve lo dico io, i datori di lavoro quando assumono qualcuno hanno un adempimento che ormai da parecchi anni si svolge in maniera telematica e quindi comunicano con chi instaurano un rapporto di lavoro le caratteristiche del rapporto di lavoro delle persone, e così via, ogni volta che c'è una variazione, fino alla conclusione di quel rapporto di lavoro. Quindi c'è una marea di dati che confluiscono in questa banca dati. Questa banca dati è gestita da Veneto Lavoro. Veneto Lavoro ha anche un ufficio studi, si chiama Osservatorio Mercato del Lavoro, che ha lo scopo di testare quali sono gli effetti sulla vita reale, quindi gli effetti sul mercato del lavoro, delle varie politiche attive in materia di lavoro, cioè degli strumenti che adotta il governo o quello nazionale, ma anche quello regionale, sul mercato del lavoro. Quindi studia su cosa succede in Veneto quando si attua una piuttosto che un'altra delle politiche del lavoro. Oggi vi dicevo, proveremo a ragionare su cosa vi aspetta, cioè quali sono le prospettive del mercato del lavoro da qui al 2025-2030, i prossimi 5-10 anni, grosso modo. Per fare questo non mi appoggerò a dati provenienti dal nostro osservatorio, perché l'osservatorio, come vi dicevo, si basa su dati che sono l'acquisizione di elementi già successi. Se quindi oggi vogliamo parlare di cosa ci aspettiamo che succeda, di quali sono le previsioni per il futuro, dobbiamo cercarle da un'altra parte. Dove sono andato quindi a prendere i dati e le informazioni che ora vi racconto? Li ho presi da un altro sistema, che è quello Excelsior, gestito dalle Camere di Commercio, che fa qualcosa di speculare a quello che fa l'Ufficio Studi di Veneto Lavoro. Cioè chiede alle imprese quali sono le loro previsioni per i prossimi anni e sulla base di queste e di una serie di altri elementi prova a fare delle previsioni su cosa succederà da lì a un certo periodo di tempo. Ho trovato un bellissimo volumetto, facilissimo da reperire anche in internet, non è troppo lungo, sono poco più di 100 pagine,
che invito voi, le vostre famiglie, i vostri insegnanti, se ne hanno voglia e tempo, di andare a cercare e leggere. Non è scritto troppo complicato. Fa una previsione da qui al 2025. Per andare oltre il 2025 bisogna andare a prendere qualcos'altro, ed è l'altro libricino che vi ho indicato, Il futuro del lavoro, che è edito nel 2020 a seguito degli studi del World Economic Forum, e questo prova a fare una proiezione per i successivi 10 anni, e quindi va fino al 2030. Quindi le cose che vi racconto sono un mix dell'uno e dell'altro. Ora, cosa sta succedendo nel mercato del lavoro? Beh, insomma, voi siete tutti ragazzi giovani e credo vi rendiate conto di cosa sta succedendo intorno a voi. Ci sono tre grandi fenomeni, che non sono i fenomeni del futuro, sono già i fenomeni del presente, ma che continueranno e si intensificheranno notevolmente nei prossimi anni. C'è innanzitutto una transizione digitale, ve l'ho evidenziata in giallo perché evidentemente è di quella che vi parlerò ora. Ma non dobbiamo dimenticarci che ce ne sono almeno altri due di fenomeni importanti. Anche la transizione ambientale, sapete bene quanto è sempre più attenta l'industria, le automobili, a quello che è l'impatto ambientale di ciò che si fa e di ciò che si produce. C'è poi in atto anche una transizione demografica, l'avrete sentito tante volte se vi capita di leggere qualche giornale o ascoltare qualche telegiornale, si parla spesso del tasso di natalità, sale, scende, in certi paesi sale, in certi paesi scende. Beh, per ora lasciamo da parte, perché non è oggetto di oggi, la transizione ambientale e la transizione demografica, anche se evidentemente hanno anch'essi un impatto su quello che diciamo, e ci concentriamo sulla transizione digitale. Perché? Perché impatta fortissimamente sul mercato del lavoro. Produce almeno tre fenomeni. Innanzitutto l'introduzione di tecnologie sempre maggiori, sempre a costi più abbordabili e sempre più evolute, sta tendendo e tenderà ancora di più a soppiantare una serie di lavori che vengono detti routinari. Cioè significa sono dei lavori tendenzialmente ripetitivi. Possono essere lavori semplici, certamente, ma possono essere anche lavori complessi, ma però che si ripetono sempre uguali a se stessi. E c'è un bel film su questo e poi ne parliamo. Ma produce anche una domanda di nuove figure professionali. Voi oggi probabilmente vi state cominciando a orientare sulla vostra scelta per il vostro futuro scolastico e lavorativo. Mi piacerebbe chiedervi su cosa vi state orientando, cioè cosa guida le vostre scelte, ma non c'è il tempo per farlo. Perché è importante farsi questa domanda? Perché per fare una scelta oculata oggi bisognerebbe avere un'idea, almeno di massima, di quali saranno i lavori che saranno richiesti quando voi uscirete dal vostro percorso scolastico. Perché può essere che andrete a fare un lavoro che oggi non esiste neppure, oppure ce ne sono pochissimi, o che non avete neanche mai sentito. È quindi importante riuscire a orientarsi anche su cose che apparentemente sembra impossibile fare. Come faccio a sapere quale sarà un lavoro che andrà tra 5 o 10 anni? Sembra impossibile, eppure si può provare a sperimentare e ad informarsi. E questa sera ci proviamo e spero ci riusciremo anche. Ma il lavoro si trasformerà molto. Se vi parlo di tecnologie 4.0, credo che qualcosa vi dovrebbero dire. Cioè saranno sempre più necessarie, sempre più fondamentali, delle abilità informatiche, elettroniche, che non saranno più proprie, come lo erano magari nel passato, di profili professionali altamente tecnici, ma saranno trasversali a tantissime professioni, anche professioni che apparentemente non c'entrano nulla con l'informatica, la tecnologia, l'elettronica. Andiamo incontro a un fenomeno quindi di transizione verso il digitale che sta correndo sempre più veloce e avrà un'ulteriore accelerazione a partire probabilmente dal prossimo anno, la seconda metà del prossimo anno. Perché? Perché anche qui, se leggete un po' i giornali, ascoltate i telegiornali, avrete sicuramente sentito parlare di recovery fund, del fatto che dovrebbero arrivare delle risorse che consentiranno all'Italia di fare tante cose. È sostanzialmente corretto, ci sono degli stanziamenti per l'Italia in arrivo nell'ambito di un progetto molto ampio che non ha precedenti negli ultimi decenni
e che prevede uno stanziamento per l'Italia di 210 miliardi di euro, ai quali se ne aggiungono altri 13 da un altro programma europeo e probabilmente se ne aggiunge anche qualcun altro che metterà il governo italiano. Comunque già solo questi da soli fanno 223 miliardi di euro. Io ho provato a scrivervi nella slide in cifra 223 miliardi di euro. Io penso che se non lo vedreste scritto lì e avessimo il tempo di darvi un foglio, chiedervi di scrivere 223 miliardi su un foglio, non sarebbe un'operazione facilissima. Perché è una cifra spaventosamente grande. E quella cifra è vincolata ad essere spesa per almeno il 20% in digitale, cioè per lo sviluppo di tecnologie digitali. Il 20% di 223 milioni di euro fa all'incirca, scusate, miliardi di euro, fa all'incirca 45 miliardi di euro. Fate conto che una finanziaria, quelle per cui tanto si arrovellano i nostri politici, grosso modo è intorno ai 4-5 miliardi di euro. Qui ce ne sono 45 di miliardi di euro solo per il digitale. Per cui, giusto per cercare di darvi un'idea di quanto accelererà in questa direzione lo sviluppo futuro. Peraltro non solo c'è il vincolo ad utilizzare quel 20%, ma ci sono anche delle indicazioni molto precise su come quel 20% dovrà essere utilizzato. Una fretta dovrà andare per aumentare la capacità di connessione, diffondere la rete in tutte le parti del paese e possibilmente una rete a banda larga, veloce, che consenta di accedere e utilizzare tecnologie evolute. Ci sarà poi la necessità di adeguare anche l'industria, crescere molto nel cloud e nello sviluppo di processori più potenti. Sarà poi necessario modernizzare anche la pubblica amministrazione. I servizi erogati dalla pubblica amministrazione si spingeranno sempre di più verso il digitale. Avete prima sentito che si parlava di speed a proposito dell'accesso a una serie di servizi dell'università. Sarà sempre più importante, sempre più fondamentale, si accederà praticamente a tutto attraverso lo speed. Infine, il quarto quadratino, ma questo lo capiremo un po' meglio dopo, chi ha vincolato queste risorse si è reso conto che spingere così tanto sulle tecnologie porterà anche degli effetti non totalmente positivi. Ed ecco allora che uno di quei quattro quadratini è diventato reskill e upskill, cioè vuol dire ci saranno persone che avranno bisogno di essere o completamente formate o di aggiornarsi, perché è evidente che chi sta già a lavorare e sarà, diciamo così, travolto dallo sviluppo tecnologico non potrà stare fermo e passivo e dire vabbè, io il lavoro già ce l'ho, sono affrancato. No, perché tutto si evolverà, anche per chi già un lavoro ce l'ha, e quindi una fetta di quelle risorse dovrà servire per insegnare a chi sta già a lavorare cose nuove oppure professioni totalmente nuove. Ci sarà qualcuno che fa un lavoro oggi che domani non esisterà più, perché le tecnologie renderanno totalmente inutile fare quella cosa. Cosa facciamo? La buttiamo via? Ovvio che no. Quella persona dovrà acquisire nuove competenze per andare a svolgere una nuova mansione che prima non faceva. E quindi parte delle risorse serviranno anche a questo. Ci sono una serie di fenomeni digitali che già sono in atto. Sicuramente ne avete già sentito parlare, non credo di dire nulla di esageratamente nuovo quando dico che ci sono nuovi processi produttivi in quasi tutti i settori, l'intelligenza artificiale si sta diffondendo ovunque, anche al supermercato. C'è l'internet delle cose, ormai chi in casa non ha qualcosa di connesso a internet, Alexa o quant'altro. La robotica sempre più avanzata, aspirapolveri che vanno da soli, ormai ci sono in tutte le case. Stampanti 3D, io credo che forse qualcuno di voi potrebbe anche avercela a casa, ce ne sono anche in questo edificio. La blockchain, che servirà sempre di più per tantissime cose. I nuovi materiali, biomateriali, nanomateriali, avremo vestiti che faranno cose che oggi non possiamo neanche immaginare. Non sono cose che vedremo tra 50 anni o che vedranno i vostri figli. Sono cose che diventeranno il vostro pane quotidiano quando avrete finito l'università. Beh,
Questo evidentemente avrà anche un impatto sulle professioni che verranno richieste. E probabilmente la slide che state vedendo non è così stupefacente come avreste potuto immaginarla. La previsione è che ci sono delle professioni che saranno in crescita, vedete la freccia verde verso l'alto, in maniera significativa, entro il 2030. Beh, tra queste vedete che ci sono anche professioni non così strane. Professionalità legate al mondo dell'ICT era facilmente prevedibile. Ricercatori e ingegneri era facilmente prevedibile. Un po' meno i manager aziendali. Molto, molto meno prevedibile. Io credo che se vi avessi chiesto, prima di farvi vedere la slide, nessuno di voi avrebbe detto che avvocati, notai e legali in generale sarebbero una professione che nei prossimi anni crescerà, ne serviranno di più. Lo stesso agli impiegati specializzati nell'interazione con il cliente. Questo riguarda soprattutto i servizi, ma poi vediamo di dire qualcosa in più anche su questo. Ci sono però anche delle professioni che scenderanno nella richiesta, che avranno un calo significativo. Qualcuna gradualmente sparirà del tutto. In generale sono tutte quelle professioni che sono scarsamente qualificate. Diciamo in generale quelle professioni che di solito sono proprie dei settori manifatturieri e dell'agricoltura. C'è un'immagine in questa slide che non ho messo a caso. È un'immagine tratta da un film che magari qualcuno di voi ha visto, ma non ci spero molto. Tempi moderni, è un film con Charlie Chaplin del 1936, quindi in un'epoca che è lontana anni luce da quella nostra. Eppure, se c'è qualche insegnante che ci sta sentendo in questo momento, io consiglierei di farvelo vedere e di farvi fare qualche riflessione su questo film. È un film che vi può insegnare molto su quello che sta succedendo e che succederà in futuro, perché racconta l'evoluzione del settore industriale, ovviamente in una chiave di film, ma con parecchi elementi che sono ottimi spunti per riflettere. Per cui, insomma, se avete l'occasione di vederlo, vi consiglio di vederlo. Vi avviso, è un film muto, per cui non ci sono dialoghi, però ci sono alcune parti con il sonoro, ci sono alcuni suoni. Però vi assicuro che se lo vedete, non come una cosa così che fa solo un po' divertire, perché è anche divertente tra l'altro, è anche molto educativo. Beh, allora vi faccio una domanda e qui vi invito, almeno per chi è presente, a provare una risposta. Quale immaginate sarà l'impatto di questa spinta forte a tecnologie molto più elevate di quelle che conosciamo oggi sull'occupazione? Secondo voi, complessivamente, il numero di persone che saranno necessarie per produrre quello di cui ci sarà bisogno, rispetto a quello attuale, sarà più alto o più basso, secondo voi? Serviranno più persone di adesso che vanno a lavorare o ne serviranno meno quando avremo tanta tecnologia in più tra pochi anni? Buttatela lì, non vi danno il voto. Ok, secondo voi con più tecnologia serviranno più persone che lavorano? Ok, chi è d'accordo provi a alzare la mano. Solo due? Gli altri pensano il contrario, che ci sarà meno lavoro? Ok, è la risposta che mi aspettavo. Cioè, un ragionamento apparentemente logico ci potrebbe far pensare che introdurre tanta nuova tecnologia porterà a tanta disoccupazione, perché tante persone non lavoreranno più perché saranno macchine a lavorare al posto di queste persone. È un ragionamento apparentemente plausibile. Ora vi mostro invece i dati. Allora, li trovate in quel libricino che vi dicevo all'inizio. Ci sarà una perdita di circa 85 milioni di posti di lavoro nel mondo. Ed è una perdita, non c'è dubbio. Nello stesso periodo però nasceranno 97 milioni di posti di lavoro. Quindi vuol dire che 85 se ne vanno, 97 nascono. Quindi se vedete, il saldo è positivo. Quindi vuol dire che anche con l'evoluzione e la tecnologia che avremo da qui al 2030, comunque, complessivamente, non è vero quello che si pensa, cioè che l'introduzione della tecnologia è cattiva perché farà perdere il posto di lavoro alle persone. Porterà a un ulteriore incremento dell'occupazione. Ovviamente stiamo parlando di dati complessivi numerici di tutto il mondo,
Ma questo non significa che verranno creati in altre parti del mondo e non in Europa. Questo trend, cioè saranno più i posti che nascono che quelli che muoiono, è ampiamente confermato dalle previsioni sia per gli Stati Uniti sia per tutta l'Europa. Cosa succederà però? C'è una domanda? Poi lo vediamo. Poi lo vediamo. Ok, quindi complessivamente i posti di lavoro cresceranno, non diminuiranno. Però cosa succederà? E questo, vabbè, è un fenomeno che riguarderà più me che lavoro a Veneto Lavoro che voi. Vuol dire che ci saranno persone che smetteranno di fare quel lavoro semplicemente perché non sarà più necessario che ci sia qualcuno che faccia quel lavoro. E invece servirà che ci siano delle persone che facciano un altro tipo di lavoro, più evoluto, più tecnologico, con maggiori competenze. Ecco perché prima vi dicevo una parte di quelle risorse dedicate agli investimenti in tecnologie andranno anche a formare le persone, perché complessivamente cresceranno gli occupati, ma ci saranno persone che dovranno prendere atto che quel lavoro è stato soppiantato, non esiste più, ma ne nascerà un altro nuovo e quindi lo sforzo sarà aiutare queste persone a riqualificarsi, riformarsi per andare a fare un altro lavoro. La sfida quindi non sarà cosa facciamo delle persone che perdono il lavoro, ma sarà dobbiamo trovare il modo di far apprendere il meglio possibile, il più rapidamente possibile a queste persone delle nuove skills, delle nuove competenze affinché si possano reinserire in un'altra professionalità. Sicuramente avrete sentito dire che una volta si faceva un lavoro, si iniziava a fare quel lavoro e lo si faceva per tutta la vita e che adesso non è più così, che è fisiologico che una persona nell'arco della vita cambi lavoro più volte. Questo è uno dei motivi, c'è un'evoluzione tecnologica tale per cui sono sempre di più le professionalità che sono toccate dall'evoluzione, quindi a un certo punto sarà necessario o fare quel lavoro ma farlo in maniera completamente diversa, e qui si tratta di riformare, di aggiungere nuove competenze, oppure semplicemente prendere atto che quel lavoro non esiste più e si va a fare un altro lavoro, magari un lavoro che prima non c'era neppure. Ora, il trend positivo che si genererà nell'occupazione è abbastanza prevedibile, sarà in primis nella filiera delle nuove tecnologie. Quindi ci sarà necessità di persone che lavorano alla generazione, all'ideazione, alla progettazione di tutto ciò che di nuovo la tecnologia ci porterà, chi produrrà ciò che serve per la nuova tecnologia, pensate ai microchip sempre più evoluti, ci vorrà anche la produzione, ci vorrà l'installazione delle nuove tecnologie, pensate alle industrie che avranno macchinari più evoluti, collegati tra di loro, collegati con la produzione, l'approvvigionamento. Ci vorrà chi queste nuove macchine non solo le produce ma anche le installa. E poi avranno bisogno del monitoraggio, perché sapete che sempre meno si parlerà di manutenzione, sempre di più si parlerà di monitoraggio. Questo forse è anche quasi intuitivo, cioè è facile immaginare che i comparti produttivi sono quelli più toccati dagli effetti della trasformazione digitale, ma non sono solo loro. L'impiego soprattutto dei big data ha grandissime influenze in tutto il mercato del lavoro e impatterà anche nel mondo dei servizi, che spesso non pensiamo siano così toccati dalla tecnologia. Prima sentivo che parlavate di web app, poi ci sarà credo qualcosa che è inerente a questo. Beh, questo è sicuramente un fenomeno già del presente, ma soprattutto del futuro. Il digitale sta rivoluzionando la logica di funzionamento di interi settori del terziario. L'economia delle piattaforme che mettono in contatto persone che hanno bisogno di un servizio con altre che offrono quel servizio, ma anche clienti e prestatori, spesso avrete sentito di varie polemiche intorno a piattaforme piuttosto diffuse come Airbnb, insomma ha provocato insomma, una serie di problemi, è successo con Uber e altre piattaforme simili. È un'economia, anche quella dei servizi, che è sempre più influenzata dalla tecnologia. Questi giorni sono periodi di acquisti natalizi. Voi sapete, perché ogni anno ne parlano, che sempre di più gli acquisti
di beni, quindi non solo di servizi, vengono fatti online e ovviamente si fanno attraverso piattaforme e app, come facevate riferimento prima, per cui anche il commercio, anche i servizi saranno ampiamente toccati da questo. Allora, ad oggi quindi il funzionamento delle piattaforme che voi che siete più giovani sicuramente conoscete meglio dei vostri genitori e spesso magari anche dei vostri insegnanti, è basata sulla condivisione di dati, grandissime quantità di dati, abbiamo bisogno di memorie sempre più grandi sui cellulari, è un mondo che ruota intorno ai dati, il vero valore di internet ormai sono diventati i dati che transitano su internet. La gestione e il monitoraggio, sapete che viene fatta oggi da professionisti dei dati, i data scientists e i data engineers, e sono figure che serviranno sempre di più. Ma quali sono quindi le competenze, visto che il percorso scolastico che andrete a completare servirà a costruire quelle, che dovrà avere il lavoratore del futuro? Ma per futuro mi riferisco a qui a 5-10 anni al massimo. C'è qualcosa su cui puntare che mi può orientare nelle mie scelte di vita rispetto allo studio, rispetto alla professione? Beh, sicuramente dovremmo iniziare a dire che la capacità di utilizzare gli strumenti elementari del digitale è una competenza di base. Cioè ormai mettere nel curriculum so usare internet, so usare il computer, so usare Office è quasi superfluo. Cioè si dà per scontato ormai. Cioè sono quelle competenze di base che non si può non avere, a prescindere da cosa si andrà a fare. Qualunque lavoro vado a fare, pensare che lo faccio senza dover interagire con internet, con un computer, con un qualcosa di elettronico, non dico sia impossibile, ma sono veramente sempre meno le professionalità per le quali questo è possibile. Quindi ci serve, se vogliamo approcciare in maniera efficace al mercato del lavoro, ormai avere non solo delle competenze di base, ma anche delle competenze mediamente evolute. E questo vale non solo per quelle figure tecniche, vado a fare l'informatico piuttosto che l'esperto di telecomunicazioni o di tecnologie, ma anche per quelle figure che sembrano centrarci un po' meno. I professori, ad esempio. Provate a immaginare i vostri insegnanti se possono pensare di non avere delle competenze di base. Il registro elettronico, come lo gestirebbero? La LIM, come la gestirebbero? Tutte le varie, vabbè, adesso c'è la pandemia, si fanno tutte le riunioni online. Ma in generale, se provate a chiedere, croce delizia degli insegnanti è proprio questo forte impatto della tecnologia nella vita dell'insegnante. Ma anche chi si occupa di scienze sociali, impiegati addetti alla segreteria, all'accoglienza, addetti alla contabilità, hanno tutti a che fare con servizi informatici, piattaforme, tecnologie sempre più evolute, sempre più utili, ma anche sempre più complesse. Quindi, venendo a chiudere il mio intervento e cercando un punto di caduta che sia molto basico, ma molto concreto e spero molto comprensibile. Cosa devo imparare a fare in questi ultimi anni di percorso formativo per inserirmi bene nel mercato del lavoro? Cosa mi chiederanno? Cosa guarderanno nel mio curriculum e cercheranno? Beh, innanzitutto la capacità di comunicazione, perché il saper comunicare con i superiori, ma soprattutto con i colleghi, è ancora fondamentale. Per cui comunicare è una cosa che serve. Usare le tecnologie internet, qualunque esse siano, volutamente ho usato una terminologia generica, perché cosa sarà tra 5 o 10 anni una tecnologia di internet è difficile immaginarlo. Un'altra competenza non strettamente tecnologica, ma assolutamente necessaria, è la collaborazione. Si farà sempre di più lavoro di gruppo. La facilità di connettersi anche da casa attraverso le tecnologie l'ha reso evidentissimo in questo anno di pandemia. Per cui lavorare in gruppo, sapere comunicare, sono cose fondamentali anche nell'era delle tecnologie. Avrà sempre più importanza la comunicazione visiva, la multimedialità, quindi l'utilizzare tecnologie di ogni livello che servono a presentare dati, presentare informazioni, gestire siti, gestire app, sempre più importanti. Servirà però anche una capacità di avere pensiero critico. Servirà non solo chi progetta le tecnologie, ma anche chi immagina
quali saranno i problemi che porteranno quelle tecnologie. Cioè, quando creo un servizio online, non devo solo immaginare come deve essere quel servizio perché sia bello, piacevole da usare, ma anche che problema può incontrare chi lo usa. Cos'è che non è immediatamente intuibile? Dove può incepparsi una fruizione positiva di un'app? Qui non basta la competenza informatica, serve il pensiero critico, l'immaginazione. Anche queste serviranno molto. Servono poi capacità matematiche, l'avete sentito dire molto bene prima dal professor Quaglia. Capacità matematiche serviranno in tutti i contesti, per cui insomma fare matematica vi tocca e se possibile cercate di farla benino perché poi vi servirà. Non solo, anche la capacità di applicare tecnologie 4.0, evolute, connesse, sarà fondamentale. Alla fine, se volete, sono 7 competenze, non sono 70. Non è neanche così difficile pensare di svilupparle. Se però ancora vi sembrano troppe da ricordare, possiamo provare a ridurle a 3 soltanto. Perché alla fine tutte quelle cose lì stanno dentro a 3 macro competenze, che saranno sempre più importanti, ma già lo sono oggi. Competenze digitali di base non possono non esserci, ve lo dicevo prima. Capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici. La matematica serve soprattutto per darvi la forma mentis. Poi il calcolo di per sé, non credo che nessuno vi chiederà mai di farlo a mano. Però avere una mentalità di tipo schematico, scientifico, matematico, vi serve. Un'ultima cosa è quella di avere capacità di gestire soluzioni innovative. Cioè la tecnologia ci porterà tante occasioni, ci porterà anche qualche problema, qualche difficoltà. La capacità di fermarsi, ragionare e gestire una qualunque difficoltà in maniera efficace e innovativa farà la differenza. Per cui alla fine, se volete, è sufficiente che vi ricordiate queste 3 cose. Queste 3 sono le sfide che aspettano voi, che aspettano le vostre famiglie e che aspettano anche la scuola, il mondo della scuola e degli insegnanti. E ve lo dico a ragion veduta, non solo perché mi occupo di lavoro quotidianamente, ma anche perché ho 2 figlie che hanno grosso modo la vostra età. Ho una moglie che fa l'insegnante e una sorella che fa la segretaria in una scuola. Per cui ho piuttosto presente il mondo della scuola anche dal di dentro. Queste sono le 3 sfide che vi aspettano, per cui cercate di fissarvele bene a mente e cercate di fare delle buone scelte per il vostro futuro, visto che oggi avete avuto l'occasione di aprire una finestra sul futuro. Per cui riflettete su queste cose e fatene tesoro. Grazie. Grazie Fabio Becchelli, e spero insomma che sia stato utile, ecco. E allora dal futuro in realtà ritorniamo al presente. Io chiamerei qui diciamo i rappresentanti dei 4 team che hanno lavorato insieme a Niccolò Carpignoli per realizzare le attività riguardanti la realtà aumentata. E se c'è in collegamento lascerei la parola a Niccolò affinché possa un po' dare il suo contributo, presentarsi e far capire il lavoro che c'è stato dietro durante questi 5 incontri, questi seminari insieme ai ragazzi. Benvenuto Niccolò e grazie. Grazie, grazie Caterina. Allora, buonasera a tutti. Allora sì, sarò breve perché vorrei lasciare spazio ai ragazzi per presentare i loro progetti. E, allora, l'idea di questo workshop in 4 puntate è stato quello di presentare innanzitutto il concetto, il tema della realtà aumentata, non solo come una tecnologia, ma come un mezzo di comunicazione che sicuramente è valido in ambito lavorativo, ma può essere sfruttato in tanti ambiti diversi e soprattutto andare a sfruttare delle tecnologie che sono quelle che poi i ragazzi hanno utilizzato, che sono delle tecnologie di fatto open source e gratuite. Questo è importante perché i ragazzi non hanno utilizzato tecnologie che diciamo sono dietro a licenze a pagamento, e questo significa che possono in un certo senso riutilizzare, ma anche rivendere, modificare o estendere tutto quello che hanno fatto e tutto quello che hanno imparato. Quindi sono delle competenze che potranno utilizzare
sicuramente per progetti lavorativi, ma anche universitari, a seconda del percorso che poi sceglieranno. E appunto il focus era sulla realtà aumentata, che è un tema a mio avviso molto interessante. Non è, come ho detto ai ragazzi, non è un tema nuovo, ma negli ultimi anni è tornato in auge anche grazie a progetti come Pokémon Go e anche progetti culturali, e appunto può essere utilizzato in tanti ambiti, dalla comunicazione alla promozione culturale, a tour turistici, eccetera. E la cosa interessante è che i ragazzi sono stati molto bravi, hanno capito non soltanto l'importanza di imparare le tecnologie, ma hanno imparato a progettare un'applicazione, poiché l'idea era appunto di dar loro delle basi tecnologiche e dare una sorta di template, quindi uno spunto su un progetto, e poi sono stati loro a gruppi in maniera autonoma a progettare tutto l'aspetto di comunicazione, quindi andando a spiegare all'utente che cos'è la loro applicazione, a cosa serve e quali sono i passi che l'utente deve fare per andare poi ad utilizzarla, perché chiaramente un'applicazione in realtà aumentata non è un sito web standard, quindi non tutti gli utenti sanno che cosa hanno davanti e sanno come utilizzarlo. E i ragazzi sono stati molto bravi a capire questa criticità e andare a risolverla. Quindi appunto i gruppi sono quattro progetti sempre di realtà aumentata, ma due di questi sono molto simili fra loro, ma in generale tutti hanno la loro peculiarità e i ragazzi hanno dovuto affrontare delle sfide diverse e hanno imparato anche competenze eterogenee. Quindi io lascerei il collegamento a voi, i ragazzi penso che si alterneranno in maniera autonoma e andranno a presentare tutti e quattro i progetti uno ad uno. Grazie Nicolò. E allora lasciamo la parola al primo gruppo, al rappresentante del primo gruppo, che presenterà diciamo il lavoro svolto sulle aree di attesa con la realtà aumentata. Prego, vai. È già acceso. Ciao, siamo il gruppo delle aree d'attesa. Ciao, siamo il gruppo. Devo. Perché c'è il video che non so se. Ciao, siamo il gruppo che ha lavorato sul progetto delle aree d'attesa. Abbiamo utilizzato la libreria RJS su JavaScript e tramite le sue funzioni location based ci siamo occupati di creare un progetto dedicato all'individuazione e sviluppo di aree d'attesa nelle circostanze dell'utente. Il progetto ha come target i bambini, i quali devono sentirsi coinvolti ed accattivati da questa applicazione a visitare i vari punti di ritrovo. Abbiamo utilizzato una serie di strumenti, i più importanti li abbiamo elencati qui: Tailwind CSS per la grafica, Rapid.com per la programmazione online, i dati della regione Veneto per ottenere tutte le posizioni delle aree d'attesa, RDJS per la realtà aumentata, Chrome Inspect per lavorare con i telefoni, GitHub per collegarci tra i vari membri del gruppo di lavoro. Abbiamo riscontrato una serie di difficoltà nello sviluppo di questa applicazione, tra in particolare la libreria RJS è molto più complessa da utilizzare rispetto ad altre piattaforme. Il reload della posizione può riscontrare dei lag o dei rallentamenti nel rendering delle icone sullo schermo e la ricerca di icone di interfacce vicine alla realtà dei bambini e coinvolgenti per loro non sempre è risultata di facile comprensione, di facile ritrovamento, non abbiamo trovate facilmente. Nonostante questo abbiamo lavorato in gruppo e siamo riusciti a superare questi problemi e infatti abbiamo creato abbiamo prodotto un risultato che ha una serie di punti di forza e di attrattive che possono risultare interessanti per il target preso in considerazione. Infatti la web app, tramite un'interfaccia simile a quella di un gioco, stimola l'utente a visitare i vari punti di interesse. Raggiungendo i luoghi appariranno ulteriori informazioni ed un'animazione di premio, quindi vivendo l'esperienza di ricerca dei punti di ritrovo in maniera ludica, i bambini ricordano con maggiore chiarezza i vari luoghi e sanno dove recarsi in caso di pericolo, imparando divertendosi. La possibilità di visualizzare i vari elementi nel mondo reale tramite la fotocamera rendono l'esperienza generale più immersiva e coinvolgente, questo grazie alla libreria RJS. Qui abbiamo un video che presenta la nostra web app.
Ecco, questa è stata un'occhiata generale. Nel caso in cui vogliate esplorarla più a fondo, qui c'è un QR code, scannerizzandolo potete vedere il risultato finito. Speriamo sia di vostro gradimento e vi ringraziamo per l'attenzione. Benissimo, complimenti. niente, se ci sono domande. Cosa, scusa? Sì, se possiamo mostrare allora nuovamente il QR code per andare all'interno della web app. E Ciao, siamo il gruppo che ha lavorato. nel frattempo chiamerei il gruppo successivo di Virtual Ecco, Gallery. questa è stata un'occhiata generale nel caso in cui. Benissimo, allora farei partire il video successivo, grazie. Dell'Istituto Silva Ricci. Questa web app permette di visualizzare una galleria d'arte mediante una semplice interfaccia grafica. In questo modo l'utente può non solo vedere le informazioni principali su alcuni quadri, ma può anche visualizzarlo in realtà aumentata tramite un pulsante. Con questo modello di galleria d'arte abbiamo pensato di portare un passo avanti l'esperienza dell'utente mentre guarda un quadro. Infatti non si limita più a vedere l'immagine come si può trovare anche su internet semplicemente cercando il nome del quadro, ma può inoltre posizionarlo nella sua casa, può aumentare le dimensioni, diminuirle o anche spostarlo a suo piacimento, insomma, quindi l'esperienza di certo è migliore. Inoltre la tecnologia aerea avvicina meglio l'utente perché ha una vera e propria galleria d'arte nella sua abitazione, però nel posto in cui si trova, e questo gli permette di vedere. In questo caso no, però se dovessero esserci dei quadri acquistabili, di vedere come sta il quadro in questione nell'ambito in cui vuole posizionarlo. Questa è la nostra web app. Ci permette, mediante una semplice interfaccia grafica, di vedere i quadri presenti in essa. Cliccando su un quadro a scelta si aprirà il modal e potremo apprendere le informazioni relative alla determinata opera. Cliccando il pulsante si aprirà un'applicazione che permette di visualizzare il modello. Puntando il telefono verso una parete si riuscirà a visualizzare il quadro e di eventualmente modificare le dimensioni per adattare la parete. Per creare la nostra web app abbiamo implementato Sketchfab, che è un sito che offre milioni di modelli 3D di tutti i tipi. Model Viewer, che è la libreria che abbiamo utilizzato per poter visualizzare il modello 3D sul web o in AR, e Replit, che ci ha permesso di collaborare online mentre facevamo la fase di programmazione del codice. In questo progetto abbiamo imparato ad utilizzare una web app e abbiamo capito i vantaggi che ha rispetto ad un'applicazione normale. Infatti la web app è più accessibile perché si può trovare online senza necessitare di un download. Cioè, abbiamo imparato a cercare informazioni su internet e forum, soprattutto in inglese. Abbiamo imparato a sviluppare e a programmare in ambito web e abbiamo aumentato così le nostre conoscenze per quanto riguarda JavaScript, HTML e CSS. E abbiamo imparato a pubblicare i nostri siti tramite delle piattaforme senza l'acquisto di un dominio. In quest'ultima slide abbiamo messo a disposizione il QR code che permette di collegarsi al nostro sito. Vi basterà infatti inquadrarlo con la fotocamera oppure con un'applicazione dedicata per ritrovarvi nel nostro sito. Vi chiediamo per utilizzare la realtà aumentata nel modo ottimale di utilizzare Safari da iPhone e Google Chrome da Android. Benissimo, grazie. Allora, finché si prepara la prossima presentazione delle palestre, chiedo, se
se ti va di rispondere, diciamo, rispetto a questi seminari, la cosa che ti è piaciuta di più, nel senso, la cosa che hai imparato, che ti è rimasta di più, qual è stata? Di certo lo spirito di collaborazione che c'è stato tra i gruppi e le conoscenze che abbiamo appreso durante gli incontri, insomma, e in generale ad utilizzare anche la realtà aumentata, che è una cosa che va un po' oltre a quello che si studia a scuola, che va più sulla programmazione classica dei linguaggi normali, insomma. E in generale, insomma, i gruppi e la conoscenza di persone nuove, magari per i gruppi che hanno unito persone di scuole diverse, insomma. Possiamo far partire il terzo video, allora. Come si è visto nella prima parte di video, è stata utilizzata ArtiVive, cioè un'applicazione che di per sé è nata per realizzare progetti in realtà aumentata. Per realizzare il progetto è stato impiegato poco tempo perché è stato un lavoro molto semplice con ArtiVive. Le uniche problematiche sono state riscontrate con l'utilizzo di questa tecnologia, poiché per progetti piccoli può andare anche bene, ma per progetti più grandi ha anche costi che vanno comunque a influire. Ovviamente c'è una versione gratuita di questa app, di questo servizio per la pubblicazione online. Ovviamente i numeri di spettatori possono essere molto ridotti rispetto alla versione a pagamento. La seconda problematica è che molti spettatori non vorrebbero scaricare un'app per comunque solo per quel momento, perché anche per problematiche di memoria di dispositivi. Può andare avanti? Ok, nella seconda parte di video è stata utilizzata la tecnologia WebAR, cioè un sito dedicato alla realtà aumentata. Ovviamente prima c'è stato un sito di introduzione per dire all'utente di accettare l'utilizzo della fotocamera. Comunque rispetto ad ArtiVive la tecnologia WebAR è molto più difficile perché implementa l'utilizzo di HTML e JavaScript. Ovviamente il nostro gruppo ha avuto una mano da Carpignoli, ma senza la mano da Carpignano ci sarebbe stato un lavoro dietro veramente difficile. E nel video viene scannerizzato un marker, che sarebbe proprio un marco che appena rilevato fa apparire una figura 3D, che tramite un Blender l'abbiamo animata, abbiamo fatta un'estrusione con un sollevamento. Ovviamente i costi sono molto ridotti rispetto all'ArtiVive, ma comunque presenta un costo fatto di tempo e di realizzazione del progetto. Benissimo, grazie, complimenti. Allora, l'ultimo gruppo è il gruppo che ha realizzato un'attività sulle stazioni radio, in realtà aumentata per le stazioni radio. Possiamo far partire il video? No? Allora, ti do il Spiego un attimo. microfono, prego. Salve, sono rappresentante del gruppo Stazione Radio. Lo scopo della nostra app era quello di mostrare la posizione e la distanza di stazioni radio di Legnago. L'app utilizza una libreria JavaScript chiamata RJS che permette l'utilizzo della realtà aumentata. La nostra web app è location based, cioè vuol dire che la posizione di ogni stazione radio viene ancorata alla geolocalizzazione. E i dati delle varie posizioni ci sono stati forniti al comune di Legnago e il pubblico della nostra web app è dedicato a dei tecnici che quindi possono avere un ausilio in più. Può far partire il video che intanto. Ok, no, aspetti un attimo. Allora, la prima pagina è una pagina di introduzione dove viene mostrata e vengono date le prime indicazioni. Prima era comparso una piccola visuale che diceva di attivare la geolocalizzazione e questa è la web app in sé. Si vede una
una voce in basso che dice la via più vicina, dove è situata la stazione radio più vicina, e si può vedere anche nella schermata principale che ci sono dei piccoli iconcini che indicano dove presenta una stazione radio. Qui si avvicina ad una stazione radio, infatti in basso è comparso un pulsante chiamato Apri PDF, che permette di avere più informazioni riguardo la determinata stazione radio. Per esempio, eccolo qua. Va bene, grazie ancora e complimenti a tutti. Spero insomma che siano stati i lavori dove possiate aver imparato cose nuove. E, allora, nel frattempo lascio la parola a Matteo Volpi, che è referente di T2I di trasferimento e innovazione, che diciamo ci racconterà le attività che sono state sviluppate in questi mesi relative alle attività di coprogettazione in collaborazione con le tre scuole. Grazie Matteo e benvenuto. Grazie. Un secondo che prendo un attimo le distanze. Se puoi passarmi sulla presentazione. Da lì. Ecco. È già partita. Ok, ci siamo. Ok, praticamente io sono, come diceva prima la collega Matteo Volpi, di T2I Trasferimento Tecnologico e Innovazione. Tre slide proprio veloci per dire chi siamo, e cosa c'entriamo in questa riunione. Noi ci occupiamo di innovazione tecnologica. Non tanto come sviluppatori, ma fondamentalmente come facilitatori. Nasciamo dal sistema delle camere di commercio, per cui siamo legati al mondo dell'impresa proprio nel DNA in partenza, e siamo su diverse province. Nasciamo come entità separate a Treviso, Rovigo e quant'altro, e poi progressivamente negli anni c'è stata una fusione. Perché facilitatori? Perché il nostro ruolo è affiancare le imprese che nascono e crescono oppure hanno idee innovative. Se vedete, nel lato a sinistra abbiamo startup, incubatore e startup di impresa. Perché? Perché abbiamo a Rovigo un incubatore di impresa dove ci sono tante imprese innovative per avere agevolazioni e diamo una mano proprio a chi vuole aprire attività. Non siamo noi che diciamo questa è un'idea che può funzionare, questa è un'idea che non può funzionare, attenzione, noi siamo quelli che danno gli strumenti all'imprenditore o a chi vuole aprire attività per valutare la propria idea. Infatti in questo si inseriscono i percorsi di coprogettazione. Dopodiché, vedete, ci occupiamo anche di tante altre cose, dalla formazione all'innovazione tecnologica, alla ricerca di finanziamenti, laboratori, marchi, brevetti. Qua è un po', vedete, la nostra diffusione territoriale. Cosa sono i percorsi di coprogettazione e come si inseriscono nel progetto? I percorsi di coprogettazione hanno l'obiettivo di dare un metodo per l'innovazione. Abbiamo visto prima le web app, l'innovazione in pratica, ma c'è tutta una fase che quando entrerete in azienda, quando anche banalmente dovrete all'università fare un lavoro di gruppo, c'è tutta una fase preparatoria. Non aspettatevi che nel mondo dell'impresa o all'università ci sia già il compito fatto di dire mi serve un'app fatta in questa maniera qua, con questo codice, con questo scopo. Nel mercato, specialmente perché non sempre chi dà il compito sa come risolvere il problema, se sapesse già come risolvere il problema se lo sarebbe già risolto lui. Il primo passo è il problema, la necessità, e c'è tutto, ci sono anche sistemi ormai codificati per generare idee, per metterle tutte a confronto, per vedere quali sono le idee che possono svilupparsi di più, che possono risolvere quel problema lì. Il primo percorso di coprogettazione che abbiamo fatto è stato con i docenti, che ringraziamo tantissimo, con le scuole che vi hanno portato anche qua, che vi hanno coinvolto, a spiegargli proprio il metodo.
Le scuole principalmente coinvolte sono state il Silvarizzi, il Cotta e il Da Vinci. Abbiamo fatto anche una spiegazione di cosa sono gli open data per ancorarli e per dare un materiale su cui costruire. Il secondo percorso e gli altri due che vi coinvolgerò qualcuno a presentare i risultati del percorso, hanno coinvolto gli studenti, per cui tutto il mondo della scuola, le necessità proprio che hanno tirato fuori durante il percorso diversi istituti, ma anche enti terzi. In alcuni di questi percorsi, per esempio, lo vedremo dopo, è stato coinvolto il Museo di Legnago, con le sue necessità, per cui non con una risposta chiara, ve ne parleranno anche chi presenterà il risultato del percorso, ma con una necessità. I primi incontri non sono mai il come facciamo a risolvere il problema, ma quali sono le idee. Questo è un po' un punto anche che spero che chiunque abbia partecipato a questi percorsi e se non avete fatto, magari verrete coinvolti nei nuovi percorsi che partono, alcuni sono già partiti o partiranno l'anno prossimo, è proprio una raccolta delle idee. Mettiamo sul tavolo tutto quello che ci viene in mente, dopodiché cominciamo a scremarlo. Non ci sono idee buone, idee cattive. Prima buttiamo le idee, dopodiché pian piano vediamo qual è l'idea che ha più possibilità di risolvere la necessità specifica che abbiamo in questo momento. Magari alcune idee ci torneranno più utili dopo, ci torneranno più utili in un altro momento. Pensate un po' al mondo dell'impresa, tutte le idee, pensate ai mondi dell'impresa più innovativi, la Google. Quanti di voi, magari alcuni meno, alcuni di più, ci sono siti che le elencano, quanti progetti della Google sono andati chiusi? Sono stati aperti, magari qualcuno che ha un po' di passione, dovrebbe esserci anche un sito che li elenca, sono decine e decine, progetti che sono partiti, sono andati avanti 3-4 anni, sono stati implementati, dopodiché sono stati chiusi, ma quello che è stato costruito non è andato perso, è stato preso dall'azienda e utilizzato in altri settori. Per cui le idee, ecco, quello è il ruolo dei facilitatori, è il ruolo nostro, quello che vorrei dirvi è che rimanga, non esistono idee buone o cattive. Le idee hanno un minimo di investimento, un minimo di vedere quanto è fattibile, va sempre bene, e dopo eventualmente scrivetele e mettetele da una parte. Magari vi tornerà buona in un altro momento, o quando siete in azienda vi tornerà buona dopo 6 mesi, dopo 9 mesi, dopo un anno. Magari la tecnologia renderà quell'idea che avete adesso più fattibile fra un anno. Quello che diceva prima il collega, la tecnologia continua ad andare avanti e rende meno costose tante implementazioni che al momento sembrano estremamente difficili. Adesso chiamerei un attimo le prime persone che presentano. Allora, non so chi si offre fra i primi, fra le due scuole. Silvarici, avanti. Ah, mettetevi pure di lì. Allora, vediamo un po'. Questo è il Da Vinci. Silvarici si è presentato. Dai, sedetevi pure. È la vostra presentazione? No, abbiamo fatto Space 13 su, come si chiama, SkiMap. Cos'è? Quelle fatte a luglio. Ah, ok, allora, scusami un secondo. Le cinque altre. Esatto, sì. Eccole qua. Sì, esatto, semmai ci scambiamo. Sì. Semmai mettetevi, uno può parlare, uno si sposta di qua intanto. Attendiamo di questa presentazione, che questi sarebbero prototipi. Esatto.
Buonasera a tutti. E quest'estate abbiamo sviluppato delle web app e applicazioni, vari gruppi hanno deciso di fare web app o applicazioni, e sugli open data che ci sono stati forniti. Gli open data che abbiamo usato sono quelli della regione Lombardia e regione Veneto, e sono state fatte in tutto 5 web app o applicazioni funzionanti e 5 prototipi su applicazioni e web app che potranno essere sviluppate in seguito. Qui non è presente in teoria chi l'ha fatta, comunque è un'applicazione, non saprei spiegare bene, però presentava tutte le aziende agricole del territorio e le aziende iscritte per ogni compagnia, e quindi permetteva all'utente finale di cercare l'azienda, diciamo, a chilometri zero più vicina a lui. L'app dei libri di testo è stata sviluppata da... Allora, l'applicazione dei libri di testo era sempre una web app che aveva come scopo il fatto di poter inserire i propri libri di testo, magari usati, magari io cercavo un libro che non era disponibile, quindi tramite questa applicazione si potevano mettere in contatto due studenti che utilizzavano lo stesso libro e si potevano accordare sul prezzo, su quando tenerlo, così da ridurre anche lo spreco di carta magari per l'acquisto dello stesso libro. E questo è sempre un prototipo, infatti non è stata ancora sviluppata del tutto, ma dopo faremo vedere quello che abbiamo sviluppato effettivamente. Vai più avanti. Poi ci sarebbe l'app Oggi a Scuola, che è stata questa parte grafica qui è stata sviluppata dal mio gruppo e ha lo scopo di gestire le circolari, i registri di prenotazioni delle varie aule, quindi le varie aule pubbliche all'interno della scuola, che non so, l'aula magna, le palestre per vari eventi, e quindi permetteva di fare una gestione informatica interna della scuola. Poi c'è l'app di impianti sportivi, che non so, parli tu? Sì. Anche questa è un'applicazione sempre dal lato web, che aveva come scopo il fatto di prenotare proprio l'impianto sportivo di per sé. Prendiamo come esempio il campo di Legnago, il campo pubblico, tutti possono accederci, però magari qualcuno vuole prenotarlo per fare una partita, una società sportiva vuole prenotarla per fare una partita, non si è in grado di scandire le ore che effettivamente è occupato, quindi magari la compagnia di amici che vuole andare a giocare al campo lo trova occupato quando arrivano nel luogo. Invece tramite questa applicazione è possibile già conoscere quali sono tutti gli eventi catalogati in quel determinato luogo, e appunto ognuno si organizza in base a ciò che è stato prenotato e ciò che è libero. L'ultima infine è l'app Tandem, che lo scopo era di cercare di far incontrare vari studenti, quindi per riuscire a trasportare i studenti non patentati con quelli patentati presso la propria scuola, sia nell'orario di andata che quello di ritorno. E questo è stata pensata per cercare anche di fare una sorta di incontro, quindi di creare nuove amicizie. E per ora, da quello che mi ricordo, era stata pensata solo per il comune di Legnago, per le scuole di Legnago, e non per tutta Italia. E basta. Quindi, non so. Possiamo far vedere quelle funzionanti. Siamo quelle esatto. Funzionanti. Sì, sì, sì. Ma pure perché sei più vicino. Sì. Faccio in ospite. Non so perché. Ma non me lo dà dopo.
È sicuro come sito, non so perché non... Facciamo vedere l'altro intanto. No. Ho fatto prima il coso. Fai il bike view. Cosa? Fai il bike view. Cioè fai quella, quella tua. Non ce l'ho. Tu che deve... Ma quale? Fornet non è stellato direttamente. Forse possiamo andare avanti. Sì, sì. Sì. Passiamo alla, all'altra scuola. Allora, il nostro scopo era sviluppare, diciamo, progettare, porre delle idee per una web app, si è pensato, per migliorare la fruibilità dei servizi del museo, perché come immagino sappiamo tutti, il museo è una cosa che spesso annoia. Quindi abbiamo pensato, soprattutto per ragazzi della nostra età, un sistema per renderlo maggiormente fruibile. Quindi abbiamo pensato a un videogioco sulla falsa riga di quelli presenti in altri musei del mondo. Allora, in questo videogioco c'è la possibilità di scegliere tra quattro modalità. La prima modalità è gioca con il tuo avatar nella preistoria. La seconda, che personaggio saresti nella preistoria? La quarta, una giornata con l'avatar preistorico. La terza, una giornata con l'avatar preistorico. Infine, la quarta, diventa l'apprendista nella preistoria legata a un aspetto pratico, quello dei lavori didattici. Il videogame è composto da principalmente scelte multiple e alcune caccia al tesoro, dove praticamente si possono ricercare oggetti tramite QR code direttamente dalle teche presenti nel museo. L'avatar viaggia appunto in tutte le età della preistoria e sono presenti due modalità. La versione pro per un pubblico più adulto, cioè quindi ragazzi più grandi, e una versione junior pensata principalmente per i bambini delle primarie. La durata del gioco è esemplificativa di tutta la visita. Partiamo con la prima modalità. Gioca con il tuo avatar nella preistoria. Come funziona? Il funzionamento è abbastanza semplice. Si sceglie un avatar, per esempio, noi abbiamo preso tre nomi, Skardem, Isolwaman e Thorion, e una classifica. Dopo aver fatto questo, si parte con le prime cinque domande. Queste domande sono poste sulla falsa riga del videogioco Reigns. Magari qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Quindi ci sono delle domande che hanno determinati punteggi. Si parte da una domanda che ha 0, come quindi completamente sbagliata, a una domanda che vale 10, completamente giusta. Una volta che si arriva alla sesta domanda, praticamente bisogna ricercare nel museo un reperto specifico tra quelli presenti. Per esempio, come abbiamo fatto un esempio, una punta di lancia nella teca numero 4. E per ogni stanza bisogna cercare la risposta in varie determinate teche. Alla fine del percorso viene fatta un'ultima domanda e dopo viene presentato il punteggio finale. I punti sono 10 domande, in cui il massimo punteggio è 10 punti, quindi i punti massimi che si possono avere sono 100. Qui un'immagine esemplificativa di come il nostro gioco si ispira a Reigns, appunto. Questo è un esempio degli avatar che potrebbero essere disponibili. E
E infine un'immagine esemplificativa di come potrà essere il videogioco. Appunto, per ogni avatar scelto si avranno 10 domande in tutte le versioni, sia nella versione Pro e nella versione Junior. Cosa cambia? Cambia la difficoltà e l'approccio con cui vengono poste le domande. Per esempio, per un bambino delle elementari verranno poste domande più semplici, per un ragazzo verranno poste domande ovviamente rispettive al suo target. Qua un esempio di varie domande con una piccola tabellina di come vengono disposti i punti e infine, come vedete, c'è la domanda finale della ricerca di un reperto nelle varie sale. E queste, per esempio, sono domande che si possono porre nella versione Junior. Nella seconda opzione di gioco abbiamo che personaggio saresti nella preistoria. La meccanica è molto simile al gioco precedente, però qua la differenza è che non si sceglie l'avatar, si risponde a 10 domande e alla fine viene data una percentuale di quale sarebbe il tuo profilo. Per esempio qua abbiamo 60% Skarmen, 10% Isulwaman e 30% Isulwaman e 10% Thorion, ad esempio. La meccanica di gioco è molto simile a quella fatta precedentemente. Passiamo alla terza, una giornata con l'avatar preistorico. Qui il visitatore sceglie l'avatar e l'avatar praticamente gli racconta la sua storia. Durante il suo racconto vengono poste al giocatore delle domande. Domande sempre a scelta, come la risoluzione per esempio di problemi che poteva avere un uomo nell'età del bronzo, ad esempio. E qui abbiamo un esempio di un dialogo, di un racconto che si poteva avere. Il punteggio è uguale come nella prima versione. Abbiamo varie domande che verranno scelte anche più avanti durante la creazione del videogioco. E alla fine un piccolo, diciamo, attestato di rappresentazione. Per esempio qua, complimenti, sei un vero Skatman, la preistoria non ti fa paura. Sempre domande per la versione Pro e per la versione Junior. E infine la quarta opzione di gioco, cioè diventa un apprendista nella preistoria. Questa è un po' più diversa perché vengono coadiuvate la parte di gioco virtuale e la parte di laboratorio pratico. È molto simile alla terza versione, diciamo, solo che qua le domande non vengono più poste su ciò che racconta l'avatar, ma bensì sul laboratorio che si sta facendo. E alla fine viene dato un attestato di partecipazione con un certificato di idoneità al lavoro preistorico. Per i vari laboratori ci sono 10 domande per laboratorio. Abbiamo scelto il numero 10 perché è un numero di domande che può far interessare la persona che usufruisce di questa applicazione, ma anche che non stufi allo stesso tempo. A chi è destinato il videogioco? Il videogioco è destinato ai visitatori, principalmente alle scolaresche, e ai visitatori, abbiamo detto, nativi digitali, che loro hanno più facoltà di utilizzo di web app, per esempio. Per lavori didattici, per creare una maggiore interazione tra chi fa il lavoro e a sua volta farlo coinvolgere maggiormente. Sarà prevista una demo della web app direttamente nel sito web del museo, in modo da attirare potenziali visitatori. E si potrà utilizzare queste applicazioni nei vari seminari che verranno fatti nelle scuole per sponsorizzare, tra virgolette, il museo.
cosa serve per costruire il videogioco? 10 domande per ogni avatar che vengono fornite dalla Fondazione Fioroni, a risposta multipla, una grafica minimale. La storia verrà raccontata in prima persona, per esempio con Scarman protagonista, oppure un apprendista che si potrà affiancare gli avatar. Il sistema di punteggi sarà per ogni domanda barra risposta. Ci sarà una trascrizione di domande, come ad esempio nel videogioco Reigns, una classifica finale per scolaresca, per esempio, e poi altri aspetti tecnici, per esempio quanti giocatori si potranno collegare contemporaneamente. Le fonti che abbiamo scelto, ovviamente, sono quelle che ci hanno fornito l'idea di base, che sono la Fondazione Fioroni, il Centro Ambientale e il Museo Civico di Legnago. A posto. Perfetto, grazie. Prego. Adesso, se non sbaglio, dovrebbero collegarsi per l'ultimo percorso di coprogettazione che c'è stato. Vedo che... Eccolo qua. Non so se mi sentite. Sì, ci sente? Sì. Okay, allora presentiamo. Certo, condividete pure lo schermo. Perfetto, abbiamo la presentazione, andate... Si vede? Sì, andate pure. Ok, ciao a tutti, io sono Carlotta e oggi appunto vi presenteremo il nostro progetto con Space 13. Il problema che abbiamo riscontrato è quello di non avere un luogo dove poterci trovare con i nostri amici durante il pomeriggio oppure nel weekend, perché non conosciamo oppure non esistono bar o locali nella nostra zona nel quale appunto fanno entrare i minorenni. Le ragioni sono che principalmente per il Covid non fanno più entrare i minorenni ma soltanto i maggiorenni e per evitare appunto che i minorenni assumano alcolici. Questo è il nostro concept, nella quale abbiamo raccolto tutti i dati abbiamo raccolto tutti i dati che metteremo nella nostra app, per esempio l'insegna, l'indirizzo e la tipologia del locale, l'orario e il telefono o anche per esempio il nome di Instagram del locale, così da poter avere maggiori informazioni possibili per usufruire del locale. Inoltre abbiamo dei dati che appunto alimentano la nostra app, come appunto l'elenco dei locali pubblici, come ad esempio il registro delle licenze, anche il registro delle imprese. Inoltre abbiamo un ultimo elenco che è costruito online appunto dagli utenti che utilizzano quest'app, dove appunto inseriscono tutti i dati che ha elencato prima Letizia e per compilare appunto in modo generico l'applicazione. Infine abbiamo appunto ideato diciamo una mappa dove appunto possiamo trovare tutti i bar o comunque i locali della zona e premendo su il bar che vogliamo prendere in considerazione possiamo inoltre avere la possibilità di calcolare il percorso magari col bus, con l'auto, con la macchina, con i vari mezzi in modo da appunto visualizzare tutte le varie informazioni che abbiamo descritto. Inoltre il nostro percorso che abbiamo creato, siamo a diciamo alla prima tappa dove appunto abbiamo ideato quest'idea e inoltre abbiamo tutto questo percorso come vedete da sviluppare con la raccolta di dati, la costruzione, con andando avanti la creazione dell'app e poi appunto anche pubblicizzare la nostra app per infine appunto avere un'app a porte aperte possibile a tutti. Ecco, abbiamo finito e questo era il nostro progetto. Grazie per la presentazione. Grazie. Bene, vieni pure. Allora, grazie a tutti. Direi che abbiamo concluso con tutti i gruppi e
Io farei un grande applauso perché siete stati veramente eccezionali. Grazie, complimenti a tutti. Ecco, per chi lo desiderasse può richiederci un attestato di partecipazione e ve lo manderemo insomma via mail. Ovviamente sapete che è valevole per il curriculum vitae. Ringrazio tutti i relatori, i partecipanti, ringrazio il professor Quaglia, Niccolò Carpignoli, Becchelli e tutti i docenti che con grande passione hanno seguito i ragazzi nel tutoraggio delle attività. Grazie a tutti allora e buona serata, grazie. Grazie ancora anche da parte mia e buona serata a questo punto. Grazie, auguri di buone feste a tutti. Buone feste. Ciao a tutti, grazie.